Buongiorno, grazie di essere qui con me oggi. Benvenuti in un nuovo What I Tina Day vlog. Quanto mi mancava, oddio, spero non si sente il vento. Sono fuori perché secondo me è un po' più bellino. Era da tantissimo che volevo rifare questo video, mi mancava un sacco e vi chiedo in anticipo proprio scusa se ho lasciato queste 2 settimane, 3 settimane, non mi ricordo, il canale vuoto. Io ci avevo provato fino all'ultimo a registrare video per mettermi avanti e per pubblicarvi dei video anche quando ero via, ma alla fine non ce l'ho fatta. Anche proprio la fortuna non è stata dalla mia parte, quindi insomma fa lo stesso, direi che spero mi abbiate perdonato e spero che vi siano piaciuti comunque gli shorts che ho caricato sulla Colombia e ditemi insomma se mi avete seguito anche nelle storie, su Instagram, come vi è sembrato questo viaggio. E voglio sottolineare però una cosa importantissima, io questi video non li faccio per mostrarvi le quantità di ciò che mangio in un giorno, infatti non vi do neanche di solito le quantità di ciò che mangio, vi do le ricette, ma non che ne cavolo ne so, i grammi di pasta, perché per me non sono assolutamente importanti e vanno di giorno, in base a ciò che faccio, in base a quanta fame ho, in base a tantissime cose. Quindi vi prego di non confrontarvi sulle quantità. Prendete questo video come una ricetta per la colazione, una ricetta per il pranzo e una ricetta per la cena. Tutto, tutto qui, vi voglio dare un po' ispirazione su cosa poter mangiare di vegetale se volete anche avvicinarvi a questa alimentazione. Non ho nessun programma in particolare, in realtà oggi sono andata dalla psicologa, dalla psicoterapeuta, e dopo un po' appunto di settimane, quindi è stato abbastanza liberatorio. Diciamo che mi sento molto meglio dopo esserci andata e per me insomma la salute mentale è importantissima e magari nella mia vita adesso farò un pochino di cambiamenti, ma non so neanche se ve ne parlerò, però vorrei fare un pochino di cambiamenti proprio nella mia quotidianità. E poi non so in realtà cosa farò bene durante questa giornata, non ho bene fatto il programma perché appunto devo ancora ringranare bene la marcia dopo questo viaggio che è stato veramente stupendo, devo un attimo riprendere il ritmo, quindi oggi non ho un programma ben preciso, magari oggi farò il programma di queste settimane, riprenderò un attimo i contenuti che devo fare, eccetera, eccetera. Quindi ora, senza indugio, vi mostro la colazione che ho fatto, che è buonissima, non mi aspettavo fosse così buona, è semplicissima da fare con pochi ingredienti e ditemi assolutamente nei commenti se la proverete perché per me veramente potrebbe essere la nuova colazione dell'estate. Comincio tagliando le fragole, togliendo la parte verde, anche se cerco di toglierne veramente il minimo possibile, e le taglio in quadratini da 4 più o meno. Le potete anche lasciare intere se volete. In questa ciotolina di cocco, che secondo me è stupenda, bellissimo anche se non è molto stabile, ci metto dello yogurt di soia senza zuccheri, le fragole. Adesso qui ci metto un po' a metterle e anche delle more di gelso, che sono questi frutti che si raccolgono appunto sui gelsi. E se voi andate a fare una passeggiata in campagna sicuramente troverete questi alberi. Sono dei frutti molto dolci, buoni, a me piacciono tanto. E per dare un po' croccantezza e metterci anche un po' di cereali, ci metto questo farro soffiato che ho trovato alla Coop, che mi piace molto perché è solo farro, è croccante e non ha zuccheri aggiunti né nulla. Per dare un po' di gusto ho scelto di metterci del cocco rapé, ma in realtà andava bene anche del burro di nocciolo, burro di mandorle e infine un po' di sciroppo d'acero perché comunque lo yogurt di soia ha un gusto molto particolare, quindi va sempre smorzato. Questa colazione mi è piaciuta tantissimo, era molto fresca, molto saporita e non vedo l'ora di portarmela avanti tutta l'estate. Secondo me è buona anche come merenda, cambiando un pochino la frutta in base a ciò che verrà, mettendo albicocche, pesche, insomma, non vedo l'ora. La manella veramente è troppo viziata. L'angolino migliore del divano, indovinate di chi è? Di chi sarà mai? Di chi sarà mai l'angolino migliore del divano se non di Ami? Se non di Ami, di chi sarà mai? La solita principessa viziata. E patati? È ora di pranzo e oggi mi va un po' di sperimentare in realtà. Voglio fare una ricetta che so che è buonissima, che sono queste taccole. Quindi è come se fossero dei fagiolini, ma sono dei fagiolini schiacciati, queste sono veramente molto molto buone. Al miso, questa è una ricetta di Giulia Pisco, vi lascio il suo account Instagram in descrizione. E sono praticamente appunto queste taccole che prima vado a bollire 10 minuti e poi faccio una salsina di miso, tahina, adesso insomma vi faccio vedere. Poi ovviamente queste non bastano, quindi ho del miglio, che è questo qui, carino. E pensavo di farlo, questo è proprio improvvisato, pensavo di cuocerlo in un po' di latte di soia e acqua per farlo un pochino più cremoso e poi metterci un po' di zafferano e del tofu affumicato. Quindi, visto che non è neanche prestissimo, comincio subito a cucinare, comincio subito a far bollire le taccole. Le vado a tagliare, vi faccio vedere, ne prendo un po'.
Tolgo giusto le punte, ma proprio le punte punte. Questo è pan grattato che mi servirà dopo. Tolgo le punte. Le raggruppo tutte e le vado a tagliare in pezzettini lunghi 2-3 cm. Così. Faccio così per tutte, poi salo l'acqua e le metto a bollire. Per il tofu io uso sempre questo tofu affumicato di questa marca, Liveg, mi sembra, che trovo veramente molto molto buono e lo trovo alla Coop. Prima lo asciugo con un po' di Scottex, quindi assorbe un pochino di acqua intorno, e poi lo vado a tagliare a listarelle e poi a cubetti. E questo modo per me è il miglior modo di mangiare il tofu affumicato così e anche il più semplice. E i cubetti devono risultare più o meno di questa dimensione. Poi vado a metterci un po' di amido di mais, anche se andava messo probabilmente in un piatto e non direttamente sulla padella, un goccio di salsa di soia, questa è con poco sale perché l'altra per me è troppo salata, paprika, paprika piccante, paprika dolce e un goccio d'olio. Poi invece vado a preparare la salsina per le taccole, metto miso, vi lascio il link del miso giù in descrizione per trovarlo online, altrimenti lo trovate nei negozi alimentari asiatici. Poi salsa di soia, tahina, quindi se volete vi metto il link anche di quella. Poi vado a mescolare tutto con un goccio di acqua e poi verso sulle taccole e aspetto che si asciughi tutto il sughetto e formi una salsina buonissima. Questo è il risultato finale, non me l'aspettavo così il piatto, ma ok. Questo è il suo. E qui c'è il miglio appunto cotto nel latte di soia, ma in realtà non sa di molto così. Però siccome è mischiato alle taccole, è mischiato al tofu affumicato, ci sta. Cioè non l'avevo pensato come piatto unico. Però secondo me è molto buono, il tofu affumicato così è sempre buonissimo, anche le taccole sempre buonissime, questo semplicemente è il cereale per accompagnare. Com'è? Buono insieme? Sì, buono. Anche il miglio comunque è buono da solo. Sì, per variare. Va bene, buon appetito. Scusa per il latte, ciao! Nico, devi andare a scuola! Ecco, non ti caccia! Ma Nico, ma gli sta piangendo nella bagno, ti saluto! Sorpresa, ma se tu sei qui, chi c'è nella doccia? Ovviamente il capitano Matteo. Oh mio Dio, è così imbarazzante per voi morti di fame? Ok, si pentirà di aver osato licenziarmi. Se n'è andata di sua volontà. Comunque Jefford, vorrei tenerla qui. Scusi, lei vuole... Tubo, ma a mezzanotte quando il lucchetto si aprirà capiranno di avere solo un dono da parte mia. Guarda cosa ho preso oggi, la cravatta che ho comprato dopo che me le ha fatte mettere. Ultimamente sto cercando di alternare macchinetta del caffè con moka e oggi mi faccio la moka perché quando ho un po' di tempo mi faccio la moka e vado ad utilizzare questo che è il caffè che ho preso in Colombia, che era con un profumo, c'è proprio un aroma incredibile perché il nostro caffè sa solo di tostato, invece questo ha un sacco di aromi al suo interno, vi giuro, cioè io lì ogni volta che c'erano tipo caffè esposti eccetera e andavo lì e annusavo, anche perché tutte le confezioni hanno, non so se lo vediate, questo buchino qui che poi è questo all'interno, è così, per cui se spremi, cioè quando è chiuso, se spremi un po' il pacchetto esce tutto l'odore, hanno un odore, io voglio troppo una candela con questo esatto odore. Buonissimo, e mi faccio la moka con questo. You're being reviewed for potential early release.
I know how these things go. Stesse chiedendo cosa ascoltavo in sottofondo e Orange is the New Black l'ho già visto parecchi anni fa, secondo me almeno 6-7 anni fa, ma volevo fare il rewatch perché è una serie che mi ricordo che mi era piaciuta tantissimo. Comunque per cena comincio a tagliare a cubetti queste melanzane molto semplicemente e oggi ho deciso che utilizzavo solo la friggitrice ad aria, quindi paprika, in questo caso solo piccante perché l'altra mi era finita, sale, pepe e un goccino d'olio. Poi secondo me ci ho messo anche dello zenzero e un gozzo di curcuma, che a me piacciono molto queste spezie tutte messe insieme. Mescolo bene e metto in friggitrice d'aria per circa 20 minuti. Nel frattempo prendo un mazzo di asparagi che sono una delle mie verdure preferite, finché stagione io li mangio almeno 2-3 volte a settimana, e li vado a dividere dalle punte e poi divido anche i gambi a metà. Le punte le metterò poi a parte in un secondo momento perché tendono a bruciarsi, e poi spremo circa il succo di mezzo limone, e asparagi e limone sono una combo pazzesca. Bene, queste le tiro fuori, assaggiamo dai. Vediamo se sono cotte. Buone. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Comunque quest'anno stavo pensando, per la prima volta nella mia vita, non l'ho mai fatto, di fare l'abbonamento in piscina, perché forse lo fa anche una mia amica, e però non ci andrebbe sempre come me. Cioè io pensavo, non so, di andarci spesso, e praticamente c'è piscina, poi c'è campo da beach volley eccetera. Ho calcolato che dovrei andarci per far valere un minimo il prezzo che costa almeno 35 volte, che sono tanto, che non so se in realtà da giugno a settembre ci riuscirai, anche perché adesso c'è, mettete che lo farò a metà giugno, già metà giugno è andato, poi a luglio vado 2 settimane, a ferragosto non ne ho idea. Quindi un attimo rifletterci, quindi ditemi se voi avete l'abbonamento in piscina, se sarebbe un circolo, quindi in realtà non proprio una piscina pubblica, quindi sicuramente è un pochino più rilassante rispetto ad andare nelle piscine con tantissime persone. L'unica cosa che mi scoccia, bisogna indossare la cuffia, questa cosa mi scoccia molto e mi frena molto perché io odio indossare la cuffia in piscina. Ah, che bello, qui nella passeggiata che sto facendo c'è questo albero di gelsi, non so se conosciate questo frutto, se trovate un albero in questo periodo con questi frutti qui che sembrano appunto more, sono gelsi. E a me piacciono molto, devo essere sincera, aspettate così si vede. A me piacciono molto e appunto li ho messi anche stamattina nello yogurt. Fanno anche molto bene, sono pieni di antiossidanti. Vuoi la... Qualcuno vuole la pappa qui? Brava, ma che bravona. Sono dovuta andare in mezzo a un campo per recuperare Ami, che adesso, cazzo, vedete tutti i leggings sporchi, vabbè, e guardate le mie calze piene di questi. No, mamma, guardate le scarpe piene, che cavolo, perché praticamente nel campo questo di fronte casa in questo periodo è pieno di fagiani. E Ami è un cane da caccia, quindi giustamente li punta, sta lì, e quindi l'ho dovuta recuperare in mezzo al campo perché lei dal campo non si smuove. Se punta fagiani proprio non si smuove, la posso chiamare quanto voglio. Quindi ho dovuto recuperare fra l'erba alta perché devo andare all'allenamento, anzi sono in ritardo. Sono fatta la doccia, cambiata eccetera, perdonate ma sta andando la friggitrice ad aria. Tecnicamente abbiamo delle patate avanzate da ieri, che tecnicamente non sono vegane perché
Forse sì. Non lo so, mio padre potrebbe averci messo il burro domenica, quindi non lo so, però comunque avanzi, patate avanzate. E poi mio marito voleva mangiarsi il pollo, però ha scoperto di non avercelo in frigo, insomma non avercelo, non ce l'avevano neanche giù i miei suoceri, quindi gli faccio delle lenticchie. Faccio delle lenticchie al vino rosso che sono troppo troppo buone, pronte in 10 minuti, queste veramente vi piaceranno tantissimo. Con le lenticchie rimanenti, se magari rimangono, le mixerò insieme al miglio rimasto da pranzo con un po' di verdure, ci farò delle polpette, penso. Vedremo. Ci metto un po' di erbe aromatiche varie. Ci ho già messo un goccio d'olio di cipolla. Adesso ci metto le lenticchie e il vino rosso. Questa è la cena pronta, ci sono diverse cose, appunto le patate avanzate, questi asparagi al limone che secondo me sono venuti buonissimi. Ho messo, non so se ve l'ho detto, ma ho messo le punte un po' dopo, se no tendono a bruciarsi. Le lenticchie a vino rosso come sono? Buone. Le melanzane che sono pulite leggermente, però in realtà non sono bruciate, cioè c'è la pelle, per questo sembrano così scure. Buon appetito, adesso assaggio un po' di tutto. Soprattutto d'estate non mi piace fare piatti unici, ma unire tante verdurine, tante cose, mi piace spizzicare da una parte e prendere dall'altra. E quell'assassina che vedete sulle patate è semplicemente una salsa allo yogurt con yogurt di soia, un goccio di olio, erba cipollina, limone, sale e pepe. Per me è molto buona e appunto l'ho usata al posto della maionese. Immancabile l'anguria. Come ultima cosina che mangio oggi, praticamente mio marito ha fatto l'altro giorno questo pane al cioccolato che gli avevo chiesto di provare a fare, e era fuori, che era lì che si seccava, quindi l'ho scaldato un attimo al microonde e ci ho messo dei lamponi che abbiamo nel nostro orto, che finalmente stanno crescendo e io diventerò un lampone. Spero che questo What I Eat in a Day vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e dato anche ispirazione su nuove combinazioni, nuove ricettine da fare a casa. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!